fondamentalmente qui non importa se uno segue il lago dalla parte di Lecco o dalla parte di Como, l'importante è arrivare a Dongo. Qui si prende la deviazione per arrivare al rifugio San Iorio, che è quel rifugio che si trova là in cima, e dopo aver affrontato un 4 km di strada bianca non particolarmente impegnativa, ma costellata di sassi che però per la maggior parte sono conficcati nel terreno, si arriva in un posto meravigliosamente bello. Sterrato per arrivare in questo posto ne vale veramente la pena. Sterrato che poi di fatto è far fare alle moto le moto, quello per cui sono state create. O lo fai in bici, o lo fai in moto, o lo fai a piedi, o lo fai in macchina, ma qui una volta ci dovete venire per forza.